Grazie per la numerosa partecipazione, di cui siamo molto contente, non solo perché tra gli iscritti ci sono docenti e appassionati di storia, ma soprattutto tanti studenti. Crediamo che il corso possa essere una modalità per approfondire temi del cambiamento civile e possa servire a loro come valido strumento per la costruzione di una cittadinanza attiva. Concludo portando i saluti della direttrice, la dottoressa Roberta Frigeni, che non ha potuto essere presente oggi. Grazie ancora. Ora la parola a Stefano Capelli di Fondazione Dalmine. Senza il loro ingresso nel team di progettazione e gestione del corso non ce l'avremmo fatta. La gestione della piattaforma su cui ci stiamo incontrando, qui saluto e ringrazio Manuel Tonolini che gestisce il backstage, è il loro più visibile contributo al corso. Sappiamo che dal prossimo anno potremo contare su di loro per molto altro. Buon pomeriggio a tutti, vi porto i saluti di tutto lo staff della Fondazione Dalmine e della sua responsabile, la dottoressa Carolina Lussana. La nostra fondazione, con grande attenzione al mondo delle scuole, si occupa della conservazione e valorizzazione dell'archivio storico di Tenaris Dalmine, che è un'impresa siderurgica, come sapete, radicata sul territorio da oltre 110 anni. Le lezioni di questo corso sul calendario civile sono per noi una preziosa occasione per rafforzare ancora di più l'offerta formativa e didattica dell'area education della Fondazione, che potete trovare sul sito 3-19.org e che alla luce della situazione attuale propone laboratori online a distanza sui temi della cultura industriale e legati alla storia contemporanea e percorsi di scuola-lavoro e di cittadinanza costruiti con le scuole. Vi ringrazio per la vostra partecipazione in questo periodo così impegnativo e difficile per tutti. Grazie. La dottoressa, non so se ho l'audio, la dottoressa Graziani, dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale, non può essere con noi, ci ha però inviato un messaggio che ora leggo. A nome dell'intera amministrazione e comunità scolastica desidero salutare i qualificati partner istituzionali. Scusate. L'illustre relatore di oggi, professor Filippo Foccardi, come quelli futuri, e tutti voi, moltissimi docenti e gli studenti, iscritti anche quest'anno in gran numero a tale preziosa proposta di aggiornamento e approfondimento, che si è anche adeguata alla particolare attuale situazione, trasformando in coinvolgenti webinar a distanza i tradizionali convegni in presenza. Desidero ricordare che il corso Calendario Civile, frutto di una proficua e sinergica collaborazione, viene promosso e organizzato da Museo delle Storie di Bergamo, Fondazione Sergetti La Porta, Fondazione Dalmine, Ufficio Scolastico Territoriale, Associazione Amici del Museo Storico di Bergamo. Proprio per il ruolo strategico che riveste, facendo sistema con il territorio, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, da me diretto, ha ritenuto fondamentale avere parte attiva in questa importante pluriennale esperienza culturale, facendo appello alle scuole bergamasche perché potessero approfondire la conoscenza del calendario civile anche attraverso la partecipazione numerosissima al corso Al Via Oggi. La serie di webinar contribuirà, ne sono certa, a far sviluppare a scuola percorsi sempre nuovi di cittadinanza attiva e consapevole, appassionando le giovani generazioni alla democrazia e ai suoi alti valori, per la costruzione di persone libere e pensanti. Deve essere chiaro, infatti, quale sia il valore conoscitivo del calendario civile, la sua rilevanza e la ricaduta formativa all'interno dell'insegnamento disciplinare. Colgo l'occasione per ringraziare i numerosissimi docenti partecipanti volontariamente al corso, avviato a partire dal 2007, focalizzato ogni anno su vari aspetti, in particolare della storia del Novecento. Prendo spunto da questo fatto per sottolineare come la scuola bergamasca è una buona scuola, soprattutto perché ha buoni insegnanti, preparati, competenti, appassionati e disponibili a cogliere tutte le occasioni per rinnovare la didattica e offrire esperienze diverse e più ampie agli studenti. Abbiamo
Avere voglia di rimettersi in gioco è un sintomo estremamente positivo. Buon lavoro a tutti. Noi ringraziamo la dottoressa Graziani e diamo ora la parola a Carlo Salvioni dell'Associazione Amici del Museo. Buongiorno a tutti. Grazie anche questa volta di essere riuscite così. Io ringrazio proprio tutti quelli che hanno fatto il lavoro di tenere in piedi, diciamo così, questi incontri, nonostante la pandemia e nonostante tutte le difficoltà che ci sono, e quindi di non avere mollato, come si dice, e di avere mantenuto il convegno, questa serie di incontri e di riflessioni sulla storia contemporanea, averla mantenuta viva. E la presenza numerosa che è stata ricordata, di non solo di insegnanti, che è molto importante evidentemente, ma anche di studenti, è un fatto altamente positivo. Io non sono stato, credo che sia giusto essere brevi in questi saluti istituzionali che io faccio a nome dell'Associazione degli Amici del Museo Storico, che anche quest'anno, come tanti anni in passato, sono stati vicini a questa iniziativa, e quindi ringrazio ancora una volta tutti quelli che hanno operato per realizzare la serie di convegni che abbiamo davanti, e un ringraziamento particolare anche ai relatori ed un augurio quindi a tutti di buon lavoro. Grazie. Bene, cominciamo. Dovrebbe apparire il professor Focardi. Intanto che arriva, quando appena comparirà, eccolo, buongiorno Filippo, io continuo a darti del tu, lo saluto, introduco brevemente l'incontro di oggi e il corso, così ricolleghiamo i fili a quel pomeriggio del 21 febbraio quando ci siamo salutati. Il titolo che abbiamo proposto per questo ciclo di incontri è proposto da tre parti. Calendario civile, ci riferiamo alla serie di date, di festività, di celebrazioni che costellano i rituali collettivi. Ne abbiamo scelte alcune, tralasciate altre, magari quelle di cui abbiamo parlato più spesso negli scorsi anni, ma abbiamo privilegiato quelle che ci consentivano di andare al secondo punto proposto dal titolo, tra storia e memoria. All'intreccio costante tra memorie, a volte condivise ma a volte contrapposte, alla doverosa quanto necessaria operazione storica di scandaglio e lettura del nostro passato, per una costruzione di cittadinanza consapevole, questo è il terzo punto, che è l'obiettivo del nostro lavoro di insegnanti, che è l'obiettivo della scuola, in particolare in questa fase in cui la scuola soffre in modo particolarmente pesante la situazione che stiamo vivendo. Lavorare sulle date del calendario civile nelle scuole rappresenta un'occasione preziosa e sappiamo che tanti degli insegnanti che seguono questo corso la stanno cogliendo come opportunità poi per costruire laboratori insieme ai ragazzi. Ma la pandemia ci propone anche contenuti nuovi che intrecciano e interrogano i nodi concettuali affrontati nel percorso. La terra bergamasca, così duramente colpita negli scorsi mesi, ha affrontato la domanda su come fare memoria collettiva di un evento così tragico. Si è chiesta come far emergere storie, nomi, volti dall'arido conto quotidiano dei morti e dei malati. E oggi si chiede come fare in modo che questa memoria resti attiva sul territorio e consolidi il sentimento comunitario. E se lo chiede con preoccupazione in queste settimane che sembrano farsi ogni giorno più tragiche. Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati. È con noi oggi il professor Focardi. Lo ringrazio anche del sostegno e dell'aiuto che ci ha dato in tutti questi mesi anche nel costruire il percorso. Con lui lo scorso anno avevamo parlato dei cambiamenti del calendario civile italiano e trasformazione dei paradigmi memoriali in Europa. Non gli facciamo ripetere la relazione, ovviamente, voi potete riascoltarla nel link che già vi abbiamo mandato, però noi gli abbiamo chiesto di tornare con noi. Avremmo voluto averlo qua in presenza, fino a pochi giorni fa sembrava possibile, ma non è così, lui è a Firenze, è a casa sua e noi siamo ciascuno nella nostra casa. Oggi con lui non faremo una lezione tradizionale, nel frattempo il professor Focardi
ha pubblicato un volume, ve lo mostro, e qua si intitola Nel cantiere della memoria, fascismo, resistenza, Shoah e Foibe. Lo intervistiamo, Silvana Idivo, ponendogli una serie di questioni che partono dal suo libro e arrivano a noi, a Bergamo e a Lorci. Per cui comincerò di nuovo io con una domanda, ma prima di tutto permettetemi di ricordare che Filippo Foccardi insegna storia contemporanea all'Università di Padova ed è direttore scientifico dell'Istituto Nazionale per Lucio Parri, rete degli istituti per la storia della resistenza e dell'età contemporanea. Riveste anche molti altri incarichi, le sue pubblicazioni le trovate nel profilo che vi abbiamo inviato e già quelle sono un'ottima bibliografia di approfondimento sui temi che andremo a trattare. Adesso, cominciamo quindi con una domanda, ci alterniamo, io rivolgerò un paio di domande al professor Foccardi, lui risponderà, ci diamo un tempo di risposta che sia intorno ai 7-10 minuti, no? Poi passerò la parola a Silvana e poi la riprenderò. E dicevamo che abbiamo colto l'occasione di questo incontro per presentare il libro Nel cantiere della memoria, che è un volume che raccoglie saggi che tu hai pubblicato nel corso di questi anni in diverse occasioni. Nell'occasione della ripubblicazione del libro sono stati tutti rivisti e riaggiornati, ma andiamo indietro fino al 2005, fino all'ultimo saggio, quello sulla memoria europea, che è l'inedito. E allora la prima domanda è questa: ripubblicare tutti insieme questi saggi che riguardano appunto i temi di fascismo, resistenza, Shoah e Foibe, mi pare risponda a una domanda a cui ha provato a rispondere anche Paolo Pezzino, presidente dell'Istituto Nazionale Parri, nella sua prefazione. Allora, raccontaci da dove è nata l'idea della raccolta di questi saggi e quali tesi è sottesa a tutto il loro insieme. Innanzitutto grazie di nuovo per l'invito e grazie agli organizzatori. Per me è sempre veramente un grande piacere partecipare a queste iniziative che organizzate, che sono molto importanti. E devo dire che Bergamo, io la frequento da una decina d'anni, prima non la conoscevo, ma ho sempre ricevuto veramente degli stimoli intellettuali molto importanti per me, e quindi ci tenevo a dirvelo e a farvi di nuovo i complimenti, a ringraziarvi. Beh, il volume, come tu hai detto, mette insieme molti articoli, saggi che io ho scritto a partire dal 2005, come tu appunto hai ricordato, sui temi della memoria, e l'occasione è quella, direi, certamente di questa nuova collana dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, nuova collana molto bella con la casa editrice Viella, ma poi è anche stato, come dire, sollecitato dalla rilevanza che ha il tema della memoria. Forse insomma, vi sarete accorti, so che ci sono molti docenti appunto che ci seguono, che soprattutto negli ultimi anni stanno uscendo uno dopo l'altro volumi sulla memoria che hanno un approccio critico, no? Mi viene in mente il volume dell'amico e collega Marcello Flores, Cattiva memoria, uscito da poco per il Mulino, perché è difficile fare i conti con la storia, oppure anche il volume molto importante I guardiani della memoria, tra l'altro l'autrice è una Valentina Pisanti, è una professoressa proprio dell'Università di Bergamo. Beh, tutti questi volumi mettono in rilievo i limiti della memoria, i rischi della memoria, l'ipertrofia della memoria. Ecco, i miei studi hanno sempre cercato di indagare come nascono le memorie, come si affermano, definire quali sono gli elementi delle guerre della memoria, perché di questo si tratta, no? Ci sono memorie confliggenti, conflittuali, che si confrontano quasi appunto in campo aperto. Il campo aperto è quello dell'opinione pubblica, della sfera pubblica, per affermare un proprio predominio. E effettivamente ci sono molti effetti distorsivi in questa lotta per la memoria, e molti effetti fuorvianti, tant'è che noi storici, prima ho nominato Flores, io stesso,
e lo stesso Pezzino, no? Che tu hai richiamato poc'anzi, invochiamo in qualche modo un ritorno alla storia per correggere appunto gli effetti distorsivi dell'ipertrofia della memoria. Io aggiungo però un punto che è importante, quindi uno dei temi del nostro intervento, del mio libro, è appunto qual è il rapporto fra la storia e la memoria, qual è il rapporto auspicabile, quale dovrebbe essere, se vogliamo, il rapporto fra storia e memoria. Devo dire però subito, aggiungo qualcosa e spezzo una piccola lancia a favore della memoria, perché la storia è importantissima, però è molto importante anche la memoria, cioè c'è una memoria cattiva, come dice Flores, ma c'è anche una memoria necessaria. Devo qui faccio un pochino anche di, come dire, parlo di me stesso. Io probabilmente ho deciso poi di fare lo storico perché ero molto sensibile alle memorie familiari della mia famiglia. Non a caso questo volume è dedicato ai miei nonni, no? Ai miei nonni e alle mie nonne, Mario, Pietro, Primetta e Ermida, e ho scritto nella dedica il mio primo cantiere della memoria, quindi ho ripreso il titolo. Perché effettivamente così è stato. Attraverso i discorsi, le narrazioni, cioè le memorie individuali dei miei nonni, che poi tramandate a me diventano memorie familiari, sono stato quindi da ragazzino molto sensibile appunto al peso della storia e a leggere anche le tracce della storia nel presente. Qui faccio riferimento a che tipo di storia, a che tipo di narrazioni, beh, vicende della Seconda Guerra Mondiale. Un fratello di mia nonna era un soldato italiano, prigioniero dei tedeschi, si chiamava Bruno Masini e fu fucilato dai tedeschi sull'isola di Rodi nel febbraio del 45. Sono cresciuto con la foto di questo fratello e la nonna sul comodino di mia nonna, e lei ne parlava sempre, e altre vicende di questo genere. Per dirvi, io adesso qui vi sto parlando dalla mia casa, io abito poco fuori Firenze, Firenze Sud, ora se lungo l'occhio dalla finestra ho tutta Firenze qui sotto di me, devo dire un posto molto bello, un bel panorama. Ebbene, questa casa costruita è stata costruita dal mio nonno ed è una casa che è stata, lui l'ha presa, erano dei ruderi perché durante la guerra qui passava al fronte e i tedeschi avevano fatto saltare in aria questa casa per ostruire appunto la via agli alleati che stavano arrivando al sud. Quindi io sono, come dire, mi sono sensibilizzato alla storia attraverso delle memorie familiari che hanno fortemente inciso. Questo per dirvi che è un altro punto di vista, per richiamare anche quindi il valore, in questo caso, il valore della memoria. C'è un aspetto negativo della memoria da, in qualche modo, riparare, per così dire, però c'è anche un enorme valore positivo della memoria. E mi chiedevi quali sono poi diciamo, i risultati principali forse di questo volume. Beh, ora veramente in sintesi, il volume è diviso in due parti. La prima parte concerne la memoria della Seconda Guerra Mondiale, del fascismo in particolare, ed è incentrata su una chiave di lettura secondo me fondamentale, cioè su un elemento che caratterizza la memoria pubblica italiana della Seconda Guerra Mondiale, del fascismo, dalla guerra ad oggi. E cioè questo, io l'ho chiamato da altre parti, il vizio del confronto. Cioè la tendenza che abbiamo a giudicare costantemente il ruolo nostro degli italiani alla Seconda Guerra Mondiale e il fascismo, l'esperienza del fascismo, sul metro del nazismo. Diamo sempre un giudizio che è un giudizio in chiave comparata, no? Quindi il bravo italiano contro il cattivo tedesco. Durante la guerra, gli italiani che ruolo hanno avuto? Hanno aiutato gli ebrei, li hanno salvati, hanno aiutato anche quelle popolazioni che loro avevano invaso, come i greci e come gli jugoslavi. L'immagine fondamentale, appunto, è di un popolo innocente. Noi italiani ci siamo comportati bene. Mentre i tedeschi sono stati cattivi, loro hanno sterminato gli ebrei, loro hanno esercitato una violenza spesso indiscriminata. Beh, c'è un nucleo di verità, non c'è dubbio, le differenze c'erano, ma con questo sistema noi abbiamo rimosso tutta la nostra parte di responsabilità. Per 3 anni l'Italia fascista era stata alleata dei tedeschi, abbiamo anche noi commesso dei gravissimi crimini di guerra. Lo stesso principio nel giudizio sul fascismo.
Da un lato c'è il nazismo, che è la quintessenza del male, no? L'incarnazione del male, un regime totalitario, brutale, antisemita, sterminazionista. Rispetto a questa esperienza, il fascismo quasi naturaliter, naturalmente sembra qualcosa di molto meno cattivo. No? Una dittatura all'acqua di rose, addirittura secondo molti una dittatura che aveva fatto anche qualcosa di buono, le paludi bonificate piuttosto che i treni in orario. Ecco, questo criterio del giudicare noi stessi sempre sul metro del nazismo, secondo me, caratterizza fortemente il modo in cui abbiamo costruito una memoria, una raffigurazione dell'esperienza italiana della Seconda Guerra Mondiale e del fascismo. L'altra parte del libro, molto sinteticamente, riguarda il grande cambiamento che c'è stato nei paradigmi della memoria pubblica italiana dopo il crollo della cosiddetta Prima Repubblica, quindi un cambiamento del sistema politico fondamentale che si inquadra poi in un cambiamento più generale europeo dopo l'89, il crollo dell'Unione Sovietica, anche l'implosione dell'Unione Sovietica. E la sostituzione di quello che era fino ad allora il paradigma fondamentale, cioè fondato sulla memoria della resistenza, l'antifascismo, la figura centrale dell'eroe partigiano, sostituita dai nuovi, diciamo, dai nuovi paradigmi della memoria, la memoria della Shoah e il cosiddetto paradigma antitotalitario, cioè la tendenza a mettere sullo stesso piano nazismo e comunismo, fortemente spinta questa dai nuovi paesi dell'Europa centrale orientale, non solo da loro, ma ecco, ovviamente i paesi hanno avuto un'esperienza di regimi comunisti per 40 anni e poi avevano ottenuto, diciamo, l'indipendenza e riottenuto la democrazia dopo l'89. E quindi lì nella seconda parte mi soffermo su questi cambiamenti. Grazie, penso che diversi di questi saggi possano essere anche molto utili anche all'interno delle classi. Ma c'è un aspetto che ti chiederei di approfondire. A me ha sempre colpito nelle letture dei tuoi libri, ma anche nelle occasioni in cui che ho avuto modo per ascoltarti all'interno dei nostri corsi o in altre occasioni, una delle caratteristiche del tuo cantiere della memoria, del tuo mestiere di storico. Mi ha sempre colpito l'andirivieni tra l'oggi e il passato, l'utilizzo di fonti molto diverse, l'attenzione a giornali e a prodotti di comunicazione di massa di grande impatto. Faccio due esempi che sono andata a rivedermi mentre leggevo il tuo libro. Per esempio, nell'introduzione parti dagli articoli di Paolo Verizzi, che peraltro è bergamasco e che è un giornalista che conosciamo bene perché oggi scrive su Repubblica, su questa nuova realtà che sta vivendo Bergamo. Parte dagli articoli di Paolo Verizzi sulla spiaggia del Duce dell'estate del 2017. Oppure in un articolo che mi ha interessato moltissimo, quello sul cambiamento della narrazione del 25 aprile, utilizzi trasmissioni televisive, interventi sui giornali. Ecco, vuoi raccontarci un po', con un po' più di approfondimento, come si costruisce questo metodo e perché è così importante proprio rispetto al tema centrale del tuo lavoro, che è l'intreccio tra la storia e la memoria. Ma sì, diciamo, è necessario tener conto di tutti quelli che sono i vettori della memoria, i canali attraverso i quali la memoria si trasmette, no? La memoria è un racconto sul passato e quindi che ha molti canali di trasmissione. Ci sono ovviamente i giornali, c'è la televisione, ci sono tutte le espressioni, quella che viene chiamata memoria culturale, come può essere il cinema, come può essere il teatro. E quindi è necessario appunto tenere conto di tutti questi canali. Devo dire, io forse non li copro neanche tutti, forse è impossibile che un singolo studioso li copra tutti. Pensiamo ad esempio adesso nella sfera comunicativa quanto sono importanti i social media,
Quello sarebbe è un terreno che io non ho ancora studiato, però ecco, da Facebook, al quale sono approdato proprio durante il lockdown, per così dire, non ero fuori da Facebook, ma diciamo, da aprile scorso anch'io sono entrato in questa comunità che già mi dicono è sorpassata per i ragazzi che magari ci stanno sentendo, che usano altre cose, come il mio figlio che ha 16 anni. Però ecco, quello è un altro universo fondamentale anche per capire come si affermano narrazioni storiche nella sfera pubblica, che quella è una sfera pubblica. E quindi tutto questo è di grande importanza. Poi certamente bisogna tenere presente i diversi livelli e capire, come dire, il peso delle diverse memorie, della tipologia delle diverse memorie. Io do a più considerevole risalto alle memorie istituzionali, cioè alle memorie più tradizionali, le memorie portate avanti dalle forze politiche, dalle istituzioni. Ad esempio, un ruolo fondamentale nel nostro paese negli ultimi 20 anni l'ha avuto il Quirinale, la Presidenza della Repubblica. Basti pensare no, all'azione soprattutto di Ciampi, per primo di Ciampi, Carlo Azeglio Ciampi, che è stato Presidente della Repubblica dal 1999 al 2006, seguito poi da Napolitano e adesso da Mattarella. E ecco, il Quirinale ha fatto veramente delle politiche attive della memoria, è stata un'agenzia di memoria attivissima e con grandi, secondo me, anche con dei risultati molto importanti. Faccio un esempio ora per entrare un po', approfondire alcune cose, ma molto rapidamente. Uno dei tentativi di trasformazione della memoria dagli anni 90 in poi, legata alle trasformazioni politiche, la creazione dei governi di centrodestra in Italia, mi riferisco ovviamente a Berlusconi, è stato ad esempio quello di contestare appunto la memoria, della resistenza e dell'antifascismo e ad esempio proporre, come dire, una sorta di equiparazione fra le parti, no? I ragazzi di Salò, i cosiddetti ragazzi di Salò, in qualche modo equiparati ai partigiani, perché entrambi sarebbero stati in buona fede, innanzitutto, avrebbero lottato per un'idea di patria, una diversa idea di patria, ma appunto, come dire, sulla base dello stesso patriottismo etico, come è stato detto da Stuart Wool. Ebbene, questo tentativo di equiparazione, che è passato anche attraverso delle proposte di legge, sono state fatte le proposte di legge dagli anni 90 e negli anni 2000 per equiparare le due vecchie parti contrapposte, fascisti e antifascisti. C'era, ad esempio, una proposta di legge che proponeva un'onorificenza per tutti coloro che avevano combattuto la Seconda Guerra Mondiale, gli italiani, indistintamente da quale delle due parti erano state. Ebbene, questo tentativo di equiparazione fra le parti è stato fortemente osteggiato e bloccato dal Quirinale, prima da Ciampi, poi da Napolitano. Così come il tentativo di sostituire, tu prima parlavi del 25 aprile, no? Il giorno della liberazione, festa nazionale italiana. Ci sono stati una serie di tentativi di sostituire il 25 aprile con il 18 aprile. 1948. 18 aprile, ricordo agli studenti, che è stato il 18 aprile 1948 la giornata in cui la Democrazia Cristiana ha sconfitto i socialisti e comunisti che erano uniti in un fronte comune. Ovviamente aveva tutto un altro senso, diciamo, prendere come origine della nostra Repubblica il 25 aprile, cioè il giorno diciamo, della liberazione, della vittoria sul fascismo e sul nazismo, o prendere il giorno della vittoria della Democrazia Cristiana sui socialisti e comunisti. Ebbene, anche questo tentativo è naufragato fondamentalmente per l'opposizione del Quirinale, che no, ovviamente non agisce da solo, agisce insieme alle associazioni, coinvolge appunto i giornali, l'opinione pubblica, la televisione. Però ecco, per darvi un'idea di un ruolo giocato da una memoria istituzionale. E accanto a questa memoria istituzionale, però, appunto, ci sono tante altre memorie, spesso promosse dalle associazioni, che possono essere le associazioni più note, quella dei partigiani, l'ANPI, può essere quella dei deportati, l'ANET, l'ANRP, Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, piuttosto appunto che gli ex deportati. Quindi
C'è un po' questa necessità di tener conto delle diverse spinte, delle diverse agenzie della memoria, diciamo quelle che agiscono dall'alto, può essere l'esempio che vi ho fatto della Presidenza della Repubblica, e quelle invece che si muovono dal basso. E il punto forse interessante è capire in che modo interagiscono, no? E questo è... un esempio, forse accennavi anche a me, aveva colpito molto quando ho studiato le commemorazioni in occasione del 2015, settantesimo anniversario del 25 aprile, della fine della guerra, della liberazione. Lì, ad esempio, c'è stato un episodio molto, molto interessante, molto efficace, che è stata questa trasmissione televisiva in prima serata, che si intitolava Viva il 25 aprile, che si svolgeva, era una diretta dalla Piazza del Quirinale, diretta da Fazio, che tutti conoscerete, il giornalista Fabio Fazio, che ha messo insieme tutti i più noti attori del cinema italiano, mi ricordo Favino, Gassman, Claudio Bisio, cantanti da Ligabue, i Negramaro. Tutto un grande evento televisivo dedicato alla memoria della Resistenza, con accenti e accenni anche molto nuovi, come quelli che ha fatto Saviano, ad esempio, ricordando il ruolo dei soldati polacchi che hanno combattuto a Monte Cassino a fianco degli alleati, ricordando il carattere multiculturale, multietnico dell'esercito alleato, cioè tanti indiani, soldati indiani, maori, canadesi, australiani, che hanno combattuto insieme agli inglesi e agli americani per sconfiggere i tedeschi. Ebbene, quello è stato un grande evento mediatico che cioè, ha dato anche un po' il segno del cambiamento dell'orientamento culturale rispetto appunto alla memoria e alla resistenza. E che sì, insomma, un evento mediatico che in qualche modo va studiato, affiancato alla memoria istituzionale. Tra l'altro, in questo caso, diciamo, l'affiancamento è stato un vero e proprio intreccio, perché alla fine di questa trasmissione, con immagini, canzoni, eccetera, dal Quirinale, che era lì a 200 metri dal palco di Fazio, è uscito Mattarella, che ha raggiunto il palco e quindi ha partecipato proprio a questo happening, non so come definirlo, a questo evento mediatico. Quindi in questo caso cioè, la dimensione istituzionale si è come dire, intrecciata strettamente con quella mediatica. Ecco, però credo, per tornare a chiudere, che sia veramente importante tenere conto di tutti i canali attraverso i quali si produce una memoria, cioè una narrazione storica. Io ne ho seguiti alcuni, come vi ho detto, però bisognerebbe forse ne seguissi anche altri, d'ora in poi. Il secondo blocco di domande lo pone Silvana Garzi e quindi le passo la parola. Eccoci. Silvana, prego. Buongiorno Sì, puoi porre le domande. professore, ben tornato. Volevamo con lei approfondire tre tematiche. La prima è quella relativa, diciamo così, alla trappola della memoria condivisa. La costruzione di un discorso pubblico dovrebbe essere costruita su di una narrazione storica, in grado di accogliere racconti di memorie diverse. L'esempio della casa del popolo slovena, accaduto a luglio di quest'estate, è esemplificativa. Volevamo sapere da lei come mai è così difficile accogliere queste memorie diverse. Ma allora, perché molto spesso appunto le memorie sono conflittuali perché sono il prodotto di attori sociali che hanno interessi diversi. Ad esempio, intanto, secondo me dobbiamo sottolineare come le grandi guerre siano dei grandissimi spartiacque che
i grandi conflitti mondiali del Novecento, la prima e la seconda guerra mondiale, producono dei grandi cambiamenti nell'ordine internazionale, nei rapporti politici interni, ma dei grandi cambiamenti anche delle coordinate mentali nelle raffigurazioni dei vari paesi attraverso la creazione di memorie. Cioè, le grandi guerre sono delle grandi fucine di memorie e molto spesso queste memorie sono necessariamente conflittuali perché per i gruppi politici alcuni sconfitti, alcuni invece che vincono, quelli che perdono e quelli che vincono, lo stesso anche per i paesi. E quindi intanto c'è una ragione di fondo che sta dietro diciamo, al carattere conflittuale alle memorie. Poi è vero che ogni paese cerca, no? Poi c'è sempre una memoria, per così dire, che si afferma, una memoria egemone. Forse il ragionamento che facevate sulla memoria condivisa, che è stato un grande mantra, ad esempio nel nostro paese, in Italia, a partire dagli anni 90, è perché a un certo momento quel passaggio, quella è come dire, gli anni 90 sono un momento di grande cambiamento dopo una guerra che è finita, che non è mai stata combattuta con le armi, cioè la guerra fredda, ma che è stata una guerra, si apre una nuova prospettiva e c'è la necessità di modificare, come accade appunto dopo le guerre guerreggiate, di modificare le coordinate della memoria nazionale. Ci sono alcuni gruppi politici, in questo caso una parte politica, che spinge per il... Si è bloccato Focardi. Non lo sentiamo più. cambiamento. E lo no. Puoi spengere perché non sentono più, c'ho 400 persone qua. Non se... Adesso ti sentiamo, Filippo. Riprendiamo subito, scusate, ma sono sicura che gli insegnanti e gli studenti sono molto comprensivi perché sanno quante interferenze avvengono nelle loro lezioni. Sono collegato. Eccolo. Eccolo. No. Stavamo dicendo, sì, il tema della memoria. Dicevo, ora mi sentite? Sì, vai. Ok, Aldo Cazzullo, che è un giornalista del Corriere della Sera, non si può certo pretendere la memoria. Abbiamo qualche problema Di di... coloro che hanno avuto le case bruciate. Proviamo, professor Foccardi, proviamo a spegnerti la telecamera perché continua a interrompersi il video e ascoltiamo la tua voce, poi vediamo se si riattiva. Facciamo così, Manuela. Intanto che ci rimettiamo in funzione, eccolo, Filippo, ci senti? Vabbè, sapevo
sapevamo che qualcosa sarebbe successo, perdonateci, proviamo a vedere se riusciamo a riprenderci. Professor Foccardi, provi a scollegarsi e a ricollegarsi. Intanto, dal backstage, vi facciamo vedere alcune immagini che abbiamo selezionato proprio sul ragionamento che facevamo. Eccola, quella che vedete è l'immagine di Mattarella che stringe le mani a Pahor, il presidente sloveno, di fronte alla foiba di Basovizza il 13 luglio di quest'estate. Credo che sia stato un evento assolutamente, come dire, unico. Fino a quel momento, la memoria delle foibe è sempre stata una memoria estremamente controversa e contrapposta tra Italia e Slovenia. Quello che è successo il 13 luglio, cioè il rendere onore ai caduti delle foibe e agli sloveni uccisi dai fascisti, e la restituzione del Narodni Dom alla minoranza slovena a Trieste, è proprio uno degli esempi di quel tema della memoria di cui parlava il professor Foccardi, che spero che ora rientri, perché naturalmente sostituirlo è proprio un po' difficile. Invece forse adesso Manuel riesce a farci vedere un'altra immagine. Ecco, questa immagine, poi magari, ecco, il professor Foccardi è tornato, vediamo se riusciamo a riprendere il ragionamento. Prego Filippo. Allora, io non vi vedo, però, però vi sento, per cui... Ah. Dai, vai. Vado sì. Avanti. Questo appello reiterato... No, non va. Continuiamo a non riuscire a vederti e a sentirti. Allora, mentre Manuel prosegue nel tentativo di sistemare le cose, abbiamo sempre sentito. Ecco, stavamo dicendo, e l'immagine che avete visto prima, io veramente faccio la signorina buonasera e vi intrattengo nel frattempo, ma in verità stavo facendo un ragionamento. Se Manuel vi mostra di nuovo l'immagine che aveva mostrato prima, stavamo facendo un ragionamento, eccola questa, la riconoscerete, è un montaggio di immagini del 25 aprile di quest'anno. Quest'anno, il 25 aprile, eravamo tutti chiusi in casa e l'ANPI, una delle associazioni che ha citato il professor Foccardi precedentemente, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, a fronte dell'impossibilità di celebrare, come è nostra tradizione, per quanto mi riguarda, tradizione irrinunciabile, quella di scendere in piazza per festeggiare il 25 aprile, aveva rivolto a tutti gli italiani l'appello a cantare alle 3 del pomeriggio Bella Ciao dai balconi di casa. E così, almeno io ho fatto, e molti di noi hanno fatto, questo fare memoria del 25 aprile attraverso un canto che ha travalicato peraltro il suo campo ed è diventato segno e immagine di lotta per la liberazione anche fuori d'Italia, è diventato, volevo farvelo notare, una comunicazione virale attraverso i social. Io sono una grande appassionata di 25 aprile, mai me lo perderei, ma quel giorno, vi assicuro, il mio cellulare stava per scoppiare. Questo è il mio coro che canta Bella Ciao, sono stati tanti i cori virtuali che si sono esercitati e quel giorno Bella Ciao è diventata
come dire, poi lì magari chiediamo un commento anche su questo al professor Focardi. Bella ciao, il canto che ci ricollega alla resistenza, quel giorno è diventato anche un canto, una richiesta, una speranza di liberazione anche da quella situazione assurda che stavamo vivendo. Abbiamo qualche novità sulla presenza del professor Focardi? Gabriella, sto cercando di recuperarlo, un minuto e arriviamo. E intanto andiamo avanti a chiacchierare. Silvana, vuoi commentare tu? Mi piacerebbe sapere, ma ovviamente in questo momento non è possibile, abbiamo una serie di problemi logistici, però con alcune classi poi lavoreremo in progetti di PCTO e il tema, diciamo così, del 25 aprile è uno di quelli che ci piacerebbe approfondire proprio nel vissuto dei ragazzi di oggi, perché è chiaro che quello che è il nostro vissuto è completamente diverso, per cui questi progetti servono anche non solo ai ragazzi per avere degli spunti per costruire il loro curriculum di cittadinanza, ma soprattutto anche a noi che ci occupiamo di storia per cercare di portare al presente quelle che sono appunto delle tematiche che vengono da un passato relativamente recente. Allora, abbiamo, scusate se vi interrompo, abbiamo riagganciato il professor Focardi, adesso vediamo se il collegamento funziona. Professore, ci sente? Altrimenti Manuel lo chiamo al telefono e lo metto in viva voce. Cosa Facciamo un dici? tentativo. Pronto? Eccoci, ci sentiamo Filippo. Sentite? Sì, non abbiamo la videocamera, ma ormai in faccia ti hanno visto tutti, quindi vedranno le nostre facce e ascolteranno la tua voce. Mentre tu eri assente dal video, abbiamo continuato qualche ragionamento io e Silvana commentando le fotografie che abbiamo mostrato, cioè quella di Mattarella con Pahor di fronte alla foiba di Basovizza, e poi abbiamo ragionato su l'utilizzo di Bella Ciao, le celebrazioni del 25 aprile di quest'anno, la necessità di trovare dei canali di narrazione che arrivino anche ai giovani per raccontare il 25 aprile. Per cui se vuoi riprendere da dove ti eri interrotto, poi puoi riagganciarti anche a queste cose che già avevamo detto. No, niente, non si sente. Niente, Emanuele non si sente. Ok, adesso lo recupero per telefono. Ce l'hai sul cellulare? Scusate, davvero siete molto pazienti e vedo che restate tutti qua ormai in attesa dello svelamento del giallo, ce la faremo oppure no? Adesso mi dispiace anche per il professor Focati, che immagino quanto sia difficile gestirsi in queste situazioni, abbiate pazienza. No, è da 37-42. Ecco, mi Eccoci. sentite? Oh, Sì, scusate, perfetto. ho Scusa. provato anche a sistemare in famiglia un po' le cose, per vedere di avere un po' più di connessione. Vabbè, allora, scusate, bello il brutto e la diretta. Dicevo, brevemente sulla memoria condivisa, che è un grande mantra che ci ritroviamo spesso, no? L'appello alla memoria condivisa. È stato molto efficace il giornalista Aldo Cazzullo dicendo che, attenzione, perché non si può pretendere che chi ha avuto le case bruciate dai nazisti abbia la stessa memoria di chi quelle case ha bruciato o ha aiutato a bruciare. Quindi non
non è possibile avere una memoria condivisa, dovremmo avere una storia condivisa, cioè una conoscenza critica del nostro passato, condivisa nel senso che tutti sappiamo cosa è stato il fascismo, cosa è stata la guerra, cosa è stata, adesso io, l'Europa nella seconda guerra mondiale, questo sì. E da questo punto di vista, voi parlavate prima del 25 aprile di Bella Ciao. Mi sembra che la domanda che ho colto in uno dei passaggi che sentivo è come in qualche modo parlare di questi eventi alle nuove generazioni, no? Siamo ormai molto lontani da allora, abbiamo anche generazioni molto diverse, cioè, no? Ma anche i nuovi italiani, ad esempio, persone che arrivano da altri contesti culturali, da altri mondi. Ma io, quando mi è stato chiesto di parlare dell'attualità della resistenza del 25 aprile, temi difficilissimi, complicatissimi, ho sempre pensato che sia necessario partire da quello che ci stava prima. Cioè, per capire il 25 aprile o la resistenza bisogna capire cos'era stato il fascismo, perché altrimenti non abbiamo proprio diciamo gli strumenti per parlare, entrare nel merito, insomma, del 25 aprile. E questo non è affatto facile, proprio perché abbiamo una memoria pubblica diffusa, un senso storico comune fortemente permeato da quell'idea del giudizio sul fascismo sempre giocato in chiave comparativa col nazismo, per cui solo il nazismo è il male assoluto, è responsabile della guerra, della persecuzione degli ebrei. Ecco che dobbiamo recuperare storicamente una conoscenza storica di cosa è stato il fascismo, cosa ha rappresentato per noi italiani, e non solo per noi italiani ovviamente, il fascismo, per capire poi il 25 aprile. E bisogna invertire quel processo che Emilio Gentile, più grande storico del fascismo, ha chiamato di defascistizzazione retroattiva del fascismo. Che significa? Significa che nel dibattito pubblico, non nella storiografia, in parte nella storiografia, ma soprattutto nel dibattito pubblico, negli ultimi 30 anni, il fascismo è stato privato delle sue caratteristiche totalitarie, repressive e oppressive, caratteristiche che storicamente aveva avuto. Ad esempio, il fascismo è un regime che porta l'Italia in guerra già nel 1935, quindi dobbiamo capire che non è vero, no, questa è la vulgata, ah, Mussolini ha fatto cose buone e poi ha commesso l'unico errore di stringere un'alleanza con Hitler e farsi trascinare da Hitler nella seconda guerra mondiale. Quella era la destinazione del regime italiano, che nasce molti anni prima di quello tedesco, che fa da modello a quello tedesco. L'Italia, dicevo, è costantemente in guerra almeno dal 1935, l'aggressione all'Etiopia, che non è una guerricciola come tante. Mandiamo mezzo milione di soldati, il meglio dell'armamento italiano, purtroppo vengono impiegati anche i gas contro gli etiopi. Facciamo una carneficina, gli etiopi esagerano, parlano di un milione di morti, no? Parlano di olocausto, usano la stessa parola che viene usata per la Shoah. E non sono stati un milione di morti, ma si calcola che sono stati almeno 500.000. E poi l'Italia fascista resta costantemente in guerra, partecipazione alla guerra civile in Spagna, anche lì con un sacco di soldati, 70.000 uomini. La Regia Aviazione, con quasi mille aerei, bombarda sistematicamente le città della Spagna repubblicana, bombarda Barcellona, bombardamenti sui civili. C'è una Guernica italiana, bombardamenti del marzo del 38 su Barcellona, che è molto più sanguinosa della vera Guernica, quella che tutti conoscono, quella fatta dai tedeschi, no? La Guernica italiana non la conosce nessuno, e però in realtà ci sono immagini fortissime, ultimamente è stata studiata, sono state fatte anche delle mostre, no? Ma immagini di bambini spagnoli uccisi dalle bombe italiane, e così via, occupazione dell'Albania e poi la partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale. Il fascismo voleva crearsi un impero, voleva che gli italiani credessero, obbedissero e combattessero per l'impero. Mussolini, dopo ad esempio la carneficina di Barcellona,
fa una dichiarazione, dice: io sono contento, finalmente gli italiani sono capaci di suscitare orrore, non sono i soliti mandolinisti, no? Non suonano il mandolino ma buttano le bombe e ammazzano gente. Quella è, cioè, si parte da quello, un regime ormai che aveva già preso una, come dire, un indirizzo razzista, antislavo, antiafricano, antiebreo, quindi non c'è solo la persecuzione degli ebrei nel 38, non è affatto un incidente di percorso, né tantomeno è voluta e imposta da Hitler, altra, diciamo, favola che ogni tanto viene raccontata. I tedeschi sono assolutamente sorpresi da questa iniziativa italiana. Noi stiamo pubblicando il secondo volume di questa collana, è uscito il mio, conterrà gli atti di un convegno che abbiamo fatto a Macerata con l'Istituto Parri 2 anni fa. C'è un bellissimo articolo di Francesca Cavarocchi, una collega di Firenze, in cui descrive le reazioni tedesche all'introduzione in Italia delle leggi razziali. Nessuno se l'aspettava in Germania. Per certi aspetti le leggi razziali italiane in quel momento, cioè nel 38, sono addirittura peggiori di quelle tedesche, perché l'espulsione dei bambini dalle scuole, bambini ebrei dalle scuole, precede, la legge italiana che espelle gli ebrei dalle scuole precede di 2 mesi l'analoga legge tedesca. Poi chiaramente dopo la Germania procede per la sua strada e fa quello che fa, l'Italia ha minori responsabilità ovviamente, però ecco, per capirsi, noi dobbiamo innanzitutto mettere a fuoco cos'è stato il fascismo. Quindi la dimensione criminale del fascismo, che è stata completamente obliterata, dimenticata, va recuperata. Questo non vuol dire, attenzione, che non facciamo l'errore che il fascismo sia stato solo crimine e dittatura. Lo è stato. C'è anche l'altro aspetto che va capito, quello che, come dire, connota la percezione pubblica del fascismo più, molto, molto estesa, che è quello del fascismo che fa le bonifiche, che dei treni in orario, le pensioni. Ma attenzione, allora anche qui veramente il discorso è importante da fare, soprattutto con gli insegnanti. Che cosa fa il fascismo? Fa esattamente quello che fanno tutti i regimi totalitari di massa del Novecento, che sono delle welfare dictatorship, delle dittature del welfare. Lo Stato moderno, le dittature moderne utilizzano gli strumenti dello Stato moderno del Novecento e dunque fanno scuole, fanno magnifici kindergarten, Hitler fa dei magnifici kindergarten per i bambini tedeschi, costruiscono opere pubbliche, ci sono, c'è la Littoria o piuttosto le altre città fatte al fascismo, e ci sono le magnifiche autostrade di Hitler. Per non parlare allora di quello che fa perso l'audio. Abbiamo di nuovo perso l'audio. Anche fa Stalin, che prende un paese, no, che è un paese, diciamo, di cui, no? Mi senti? Adesso sì, ci sono dei momenti in cui si perde, ma vai, vai. Ah. No, dicevo, ovviamente non è quello il metro per giudicare un regime, perché se noi dovessimo giudicare una moderna dittatura, appunto, sulla base delle sue realizzazioni, allora il nazismo ha superato il fascismo e naturalmente lo stalinismo supera tutti da questo punto di vista. Quindi diciamo, l'esigenza è quella di tenere insieme, torno al fascismo, le due dimensioni, cioè recuperare, conoscere storicamente il carattere anche criminale, oppressivo del regime fascista, e allo stesso tempo anche spiegare storicamente le azioni, appunto, nel senso che dicevo prima, della dittatura del welfare. Anche qui attenzione, perché piccola notazione, so se mi sentite ancora, dice: il fascismo fa le pensioni piuttosto che le politiche per, non so, per la maternità e l'infanzia. E qui bisogna stare molto attenti e sottolineare queste politiche
apparentemente per tutto il popolo italiano, non sono per tutto il popolo italiano. Sono politiche che non hanno un carattere universalistico, sono politiche selettive. Noi abbiamo, ad esempio, uscito un paio di anni fa un bel volume curato all'Istituto della Resistenza di Grosseto sul fascismo a Grosseto, che mette molto bene in evidenza come la distribuzione, che so io, di latte per le madri o di pannolini, non andava a tutte le madri, a tutte le donne di Grosseto che ne avevano bisogno, ma c'era un controllo molto attento della loro, diciamo così, fedeltà politica al regime. Quelle che diciamo erano in linea ricevevano gli aiuti, quelle che non lo erano perché considerate antifasciste o anche perché avevano un comportamento socialmente, diciamo, considerato non ortodosso, mettiamola così, anche queste venivano discriminate. Cioè, c'erano i carabinieri che prima delle assegnazioni andavano a indagare sulle persone, queste persone, se si meritavano, virgolette, o no, quegli aiuti. Quindi è un discorso di questo genere. Quindi innanzitutto appunto l'appello che io mi sento di fare, l'appello, insomma, il consiglio, quello che volete, mi sento di fare, innanzitutto dobbiamo capire bene che cos'è stato il fascismo, riscoprire cos'è stato il fascismo, e dopodiché si capisce anche per come nasce la resistenza, con tutte le sue difficoltà, tutte le sue fasi, il lento disincanto del popolo italiano che si era illuso anche inizialmente in una guerra breve e vittoriosa del fascismo. Ecco, tutto questo poi, ovviamente, tutte le tappe dell'esperienza dell'Italia Seconda Guerra Mondiale fino alla resistenza, che poi può essere, io direi qui, resistenza 25 aprile, affrontata nelle, diciamo, nelle sue diverse manifestazioni. Ora, appunto, io soffermandomi sul ruolo del Quirinale e sull'anniversario del 70° del 2015, ho rilevato, ovviamente non solo io, come si via si privilegi una visione un po' ecumenica di questa resistenza, soprattutto una resistenza, la resistenza civile, cioè la resistenza senza armi, il ruolo quindi anche delle donne, ad esempio, nel proteggere, che so io, i prigionieri di guerra alleati in fuga, nel proteggere gli ebrei braccati dai nazisti o dalle forze della Repubblica Sociale, un'idea appunto di resistenza, fra l'altro, in cui è stato riscoperto da Ciampi in poi il ruolo anche della componente militare, un'idea un po' nazional-patriottica della resistenza come unione di popolo e forze armate, no? Ebbene, in questa visione, che è corale, in qualche modo recupera, poi non è nuova, si è perso un po' l'elemento centrale, che è quello, il ruolo dei partigiani in armi. Questo è un grande tabù, ad esempio, non so come si possa recuperare. Cioè la lotta armata, no? Che è l'anima della resistenza e che è stata fortemente squalificata negli anni 90, perché c'è tutta la critica, ovviamente, che viene più da destra, ma anche da un giornalista come Panza, che in qualche modo identifica quasi la resistenza armata in una sorta di mattatoio, no? Presunta violenza indiscriminata dei partigiani, la focalizzazione sulla resa dei conti dopo la fine della guerra, come fenomeno, fra l'altro, che avviene ovunque, e in Italia non certo, cioè la resa dei conti militare violenta con i fascisti dopo la fine della guerra non assume in Italia proporzioni, diciamo, dilaganti, sono gli stessi numeri di morti che abbiamo in Francia, e in Italia non c'erano stati solo i 3 anni di guerra civile, ma c'era il ricordo delle lotte degli anni 20 a spingere, diciamo, per una resa dei conti. Ebbene, per tanti motivi sulla resistenza in armi si è creato quello che De Luna ha chiamato un interdetto culturale, una sorta di tabù. Cioè non si può parlare di partigiani in armi, o per questa critica è stata fatta, e un po' perché
il ricorso alle armi un po' stride rispetto alla cultura, alla nostra cultura moderna di società democratiche imperniate sui diritti umani. Ecco perché funziona molto di più la Shoah, presa come monito contro qualsiasi sterminio, qualsiasi violenza, e non funziona la resistenza. Però da storici non possiamo espungere la dimensione di lotta armata dalla resistenza. Ma allora forse la si può recuperare, la si può spiegare, no, non entro in discorsi di legittimazione, la si può spiegare se spieghiamo prima cosa è stato il fascismo, cioè la dimensione della violenza del fascismo che è intrinseca, no, dai suoi simboli, tutta la cultura fascista è intrisa di violenza, dai suoi simboli, il teschio, dagli anni, appunto dalle prime squadre fino poi diciamo, all'utilizzo della violenza da parte dello Stato nelle sue politiche di aggressione, no? In Libia piuttosto che in Etiopia, per non dire appunto della Spagna, della guerra civile, come si diceva prima. Ecco, queste sono un po' tante questioni e tante sfide. Mi permetto una cosa, mi piace parlare, è questo recupero, questo ritorno di Bella Ciao. Di cui parlavo appunto prima, prima è stato l'inno di questo 25 aprile. Perché allora, su Bella Ciao in Italia, negli anni 90, era caduta veramente una, come dire, una condanna netta, non si poteva cantare Bella Ciao. Io mi ricordo aver partecipato a commemorazioni pubbliche istituzionali del 25 aprile a Firenze, quindi sto parlando di una città che ha una tradizione antifascista resistenziale, con governi e amministrazioni di sinistra, di centro-sinistra. Ebbene, dagli anni, direi dalla seconda metà degli anni 90 fino appunto a pochi anni fa, non si cantava più Bella Ciao in sede istituzionale, dentro il comune, per capirsi. Poi in strada è un altro discorso, no? Le manifestazioni promosse dalle associazioni, si cantava. Ma nelle istituzioni non si cantava. Perché? Ma perché era appunto, era venuto uno stigma su questa canzone, nel clima, si diceva, no? Della memoria condivisa promossa soprattutto dal centrodestra, per cui questa era considerata una canzone comunista, divisiva, e l'antifascismo era considerato un valore divisivo. Bella Ciao era considerata una canzone che divideva gli italiani e non li univa, dunque non andava cantata. E l'apice di questa cosa l'abbiamo vista con il Festival di Sanremo del 2011, il Festival di Sanremo in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, quando Gianni Morandi, che conduceva il festival, propose che fra le tante canzoni, no, che diciamo costituivano tappe della storia italiana e che lui proponeva di cantare, di presentare a Sanremo, ci fosse anche Bella Ciao. Arrivò immediatamente un bel niet dal CDA della RAI, che in questi termini: ah, volete cantare Bella Ciao? Allora dovete cantare anche Giovinezza. C'è un canto fascista, in quella logica di parificazione di cui si diceva prima, no? I ragazzi di Salò uguale partigiani, Bella Ciao uguale Giovinezza, sono sullo stesso piano. E allora non se ne fece di niente. Ecco che invece la cosa interessante è che Bella Ciao viene riscoperta e rilanciata all'estero, prima ancora che in Italia. Prima di tornare in auge in Italia, sto parlando del 2015, perché è nel 2015 appunto che in Parlamento, quando c'è la celebrazione con Laura Boldrini, ci sono invitati dei vecchi partigiani e a un certo momento tutti cantano Bella Ciao. Quindi in sede istituzionale ritorna nel 2015. Ma prima è all'estero che circola, che viene cantata, e qui questo può essere interessante proprio per i ragazzi, perché la riscoprono i giovani turchi che contestano Erdogan lì a Gazi Park, che è una lotta contro una, diciamo, progetti di cementificazione di una zona di Istanbul, che diventa poi l'occasione per una protesta più generale contro il governo autoritario di Erdogan, cantano Bella Ciao. I ragazzi a Hong Kong, la prima rivolta, la cosiddetta rivolta degli ombrelli, cantano Bella Ciao. Poi ovviamente si trova in tanti altri contesti, quando ci sono gli attentati contro Charlie Hebdo,
lì anche forse per la, diciamo, la matrice culturale dei giornalisti assassinati, grande manifestazione di piazza, credo Place de la Repubblica a Parigi, a un certo momento insieme si canta la Marsigliese e si canta Bella Ciao. Ecco, mi capita a me, devo dire, un ricordo personale, noi nel 2013 eravamo con un bel convegno a Liegi, in Belgio, sulla memoria europea, eccetera. Finito il convegno, siamo ricevuti c'è la sede del governo locale, un bellissimo palazzo lì a Liegi, e come omaggio nei confronti degli ospiti italiani, a un certo momento ci mettono tutti a sedere, dice adesso vi faremo, suoneremo qualcosa. Suonano Bella Ciao, ma con il governo, tutti le autorità. E lì abbiamo avuto un effetto di straniamento, ero io insieme a dei colleghi, mi ricordo Luca Valdissara, uno storico un po', e altri, ci siamo guardati, ci siamo sentiti, ma cioè questi in Belgio ci suonano Bella Ciao e noi in Italia non abbiamo, non possiamo suonarla perché è considerata divisiva, è considerata offensiva per la metà degli italiani, è considerata una canzone comunista. Ecco che diciamo dall'esterno, per non parlare, ma mi viene in mente, scusate, vado un po' a ruota libera, le serie televisive, no? La Casa di Carta su Netflix, anche lì. Insomma. Quindi c'è un recupero dall'esterno di questa canzone che diventa per tutti una specie di inno internazionale di libertà, no? L'emblema della lotta all'autoritarismo, e che allora poi rientra anche in Italia. E mentre negli anni precedenti l'unico si poteva cantare sostanzialmente solo l'inno di Mameli, era l'unico l'inno nazionale condiviso da tutti, destra e sinistra, ebbene dal 2015 c'è un recupero appunto di Bella Ciao, che secondo me non incarna, non è un canto comunista, ma dovrebbe diventare una sorta di canto laico della liberazione, cioè incarnare i valori repubblicani, esattamente quello che la Marsigliese in Francia dovrebbe essere Bella Ciao. Ovviamente la possiamo cantare insieme all'inno nazionale, e quello resta, no? L'inno di Mameli, che era già una cosa che a un certo momento era stata negli anni di Ciampi, mi ricordo ora esattamente l'anno, no, non mi ricordo se era il 2002 o il 2003, un'iniziativa appunto per il 25 aprile, l'AMPI mi sembra distribuì d'accordo con la Presidenza della Repubblica dei volantini, da un lato c'era il testo dell'inno Mameli, sull'altro lato c'era il testo di Bella Ciao. Ecco, quindi Bella Ciao è un esempio di una canzone che ci dice molto su, diciamo, sulle difficoltà della memoria, della resistenza e dell'antifascismo in Italia, che non so se sono superate del tutto, questo non ci giurerei. Silvana, facciamo adesso una parte, stringiamo un po' perché è un po' tardi, abbiamo ancora due argomenti. A te l'ultima domanda e poi velocemente intervengo io. Sì, l'ultima domanda riguarda la memoria europea. Lei ne parla nell'ultimo capitolo del suo libro e già nell'incontro di febbraio ne aveva illustrato i contenuti. Volevamo sapere come mai per lei è così importante la costruzione di un discorso pubblico coerente in Europa e quali sono le tensioni che lo agitano. Anche a Filippo chiedo di essere, l'argomento è enorme e peraltro è uno di quelli a cui tu sei più giustamente affezionato, ma ti chiedo se riesci a essere sintetico perché stanno arrivando domande anche da chi ci ascolta. Ah, ok. Sì, allora è un tema ovviamente di grande importanza perché l'Europa rappresenta un contesto in cui siamo inseriti. È di grande importanza perché l'Europa ha provato, direi forse, a sopperire con politiche della memoria a una crisi di identità manifesta, no? Che si è prodotta
soprattutto dopo il 2008, ma direi già prima, quando è stato bocciato nel 2005 sia in Francia che in Olanda la cosiddetta Costituzione europea. E quindi, diciamo, interrotto quel percorso, si è provato a rilanciare la memoria come fattore coesivo fra i paesi europei appartenenti appunto all'Unione, e soprattutto dopo anche l'allargamento, che è stato una specie di stress test, non andato benissimo per alcuni aspetti rispetto appunto all'Unione. E lì, in breve, i due pilastri della memoria europea sono la memoria della Shoah, che fin dall'inizio è stata strettamente legata alle politiche di contrasto del razzismo e della xenofobia, cioè addirittura prima ancora che la memoria della Shoah divenisse il pilastro ufficiale della memoria dell'Unione Europea, si era legata la promozione di questa memoria alla lotta appunto contro razzismo e xenofobia, già a partire dal Trattato di Maastricht, Trattato di Copenaghen e varie altre cose che ora non sto a dire. E qui qualcuno dice, ho citato proprio Valentina Pisanti all'inizio del mio intervento, che però non è stato efficace questo, cioè l'uso della memoria della Shoah in funzione di contrasto al razzismo e alla xenofobia, vista la diffusione del razzismo e della xenofobia che assistiamo in tutta Europa, non è stato uno strumento molto efficace. Ora, su questo ci sarebbe da parlare a lungo, ma lasciamo stare. L'altro elemento, l'altro pilastro della memoria dell'Unione Europea è rappresentato dall'antitotalitarismo. Cioè, il paradigma antitotalitario è quel paradigma, cioè quell'interpretazione che accomuna insieme nazismo e comunismo, soprattutto sottolineando il loro carattere criminale e il fatto che hanno prodotto milioni di vittime. In nome dell'eguale dignità di ogni vittima, discorsi che abbiamo sentito anche noi in Italia, non esistono vittime di serie A e vittime di serie B, no? Allora si dice dobbiamo appunto, li consideriamo sullo stesso livello. Che tipo di tensioni tutto questo ha provocato? Molte tensioni, intanto c'è una competizione fra le vittime, è una competizione fra memorie, vittime del Gulag contro vittime del Lager, una frizione fra est e ovest, perché comunque anche i paesi dell'Europa centrale e orientale che sono entrati in Europa dopo il 2004 hanno dovuto far proprio in qualche modo la memoria della Shoah come biglietto d'ingresso, è stato detto, no? Proprio per entrare in Europa. E questa memoria però è entrata in rotta di collisione con la memoria nazionale che i polacchi, ungheresi o cechi hanno sviluppato dopo l'89, che è una memoria appunto, che elogia la nazione e che soprattutto è una memoria fortemente segnata dall'anticomunismo, e quindi con problemi, perché ovviamente la Shoah, lo sterminio degli ebrei, è avvenuto in gran parte proprio in quelle zone, proprio in quegli stati, no? In quelle aree della Polonia, pensiamo all'Ungheria, pensiamo ad altri paesi, con delle corresponsabilità spesso piuttosto forti di governi collaborazionisti o di forze collaborazioniste di quei paesi, che questi nuovi stati nati dopo la istituzione dell'Unione Sovietica non hanno alcuna intenzione a riconoscere. E l'ultimo elemento interessante, credo, poi su questo mi fermo, di queste frizioni memoriali è rappresentato da da un contrasto all'interno dello stesso schema dell'antitotalitarismo che si è manifestato negli ultimissimi anni, che vede contrapposti da un lato la Germania, il modello tedesco, la Vergangenheitsbewältigung tedesca, cioè il modello che prevede un'elaborazione critica del proprio passato, e dall'altro lato invece memorie nazionalistiche, che antitotalitarie ma nazionalistiche, di paesi come la Polonia o l'Ungheria, quindi il patto di Visegrad, siamo abituati ora a dire. Cosa intendo per questo? Allora, i tedeschi sono stati, soprattutto attraverso il Partito Popolare Europeo,
diciamo, il grande motore di spinta per l'introduzione nell'Unione Europea del modello antitotalitario, quello che, diciamo, mette insieme nazismo e comunismo, e hanno fatto da sponda da questo punto di vista ai polacchi e agli altri paesi di cui si diceva prima. Perché la Germania occidentale ha sempre avuto un modello, diciamo, memoriale non basato sull'antifascismo ma sull'antitotalitarismo, da sempre, perché l'antifascista era l'altra Germania, era la Germania orientale. Ebbene, però, questo gioco di squadra fra tedeschi, polacchi e ungheresi a un certo momento si è interrotto, direi drasticamente, qualche anno fa, perché la Germania è sì antitotalitaria, ma è assolutamente antinazionalista. Parlo della Germania della classe dirigente tedesca, della Bundesrepublik. Per la Germania nazionalismo uguale sciovinismo, uguale razzismo, uguale guerra. Tutto quello contro il quale l'Unione Europea è nata, no? E invece per i polacchi il nazionalismo ha un valore positivo. Allora i polacchi, gli ungheresi sono antitotalitari ma sono nazionalisti. E hanno, ad esempio, hanno fatto una critica durissima alla Casa della Storia Europea, che è stata l'istituzione più importante creata dall'Unione Europea sul progetto tedesco, inaugurata a maggio 17 a Bruxelles. Ebbene, una delegazione di questi vari paesi dell'Europa orientale ha visitato questa istituzione e poi ha scritto 15 pagine di critiche, in cui sostanzialmente dicono: ma qui voi avete completamente travisato il ruolo positivo delle nazioni europee. Ci manca il nazionalismo in questo, perché il contributo di ogni singola nazione europea alla storia europea, loro la mettono in questi termini. E quindi ecco. Dov'è? E l'Italia ha seguito questo modello? Sì, anche in Italia l'abbiamo visto, no? Abbiamo già parlato di come la memoria della Shoah, in un certo, dagli anni 90 in poi, ha guadagnato ampio spazio anche, diciamo, subentrando alla memoria della resistenza e dell'antifascismo, non in chiave contrappositiva, però in chiave, diciamo, un po' competitiva, quello sì. E poi dove sta l'antitotalitarismo nella memoria italiana? Nelle foibe, nella memoria delle foibe. Quindi una memoria fortemente anticomunista che non a caso si, come dire, tende innanzitutto a prendere come modello quello dell'olocausto. Infatti si parla di olocaustizzazione della memoria, cioè appunto le vittime delle foibe come le vittime dell'olocausto. Un discorso che Salvini ha fatto spesso. Non esiste, Salvini e prima di lui Fini e tanti altri. Non esistono vittime di serie A e vittime di serie B. Le vittime di serie A sarebbero le vittime della Shoah riconosciute da tutti. Le vittime di serie B sarebbero le vittime delle foibe, che loro mettono, diciamo, sullo stesso piano, decontestualizzando fortemente la situazione. Ecco, quindi questo per dire che cosa? Che è importante studiare il quadro europeo, perché in quel quadro europeo è inserito il quadro italiano. E quindi dobbiamo tenere presente i due livelli. Sono discorsi piuttosto complessi, ma sono sicura che poi invece leggendo il libro le cose si dipanano più facilmente. L'ultima domanda, in verità non è una domanda, è più una riflessione che ti rivolgiamo, ha a che fare con l'oggi. Ed è più un invito a una riflessione, magari sono più io che racconto delle cose e tu reagisci. Perché in queste settimane in cui tutto ci riporta alle tragiche settimane di marzo, non possiamo evitare di parlare di Covid e non possiamo evitare di farlo a Bergamo. Oggi su Repubblica Paolo Berizzi, che abbiamo citato poco fa, titola Bergamo città martire. A noi non piace tanto essere ricordati così. Però ci pare che ciò che sta avvenendo, che sta avvenendo anche in queste settimane, si proponga come una cartina di tornasole per molti dei ragionamenti sulla memoria pubblica. Bergamo ha aperto una riflessione importante su come dare memoria alle sue vittime. So che sto parlando con uno storico, quindi avanzo con molta cautela, ma credo che una riflessione su quella che tu chiami le dinamiche memoriali del Covid vada cominciata. Allora io ho provato a mettere in fila alcune delle cose che sono successe, alcune durante il lockdown, ma tante dopo.
come tu sai, a Bergamo i morti di marzo erano moltissimi e pochissimi di questi erano morti riconosciuti come morti di Covid. Il giornale locale è arrivato a pubblicare anche 15 pagine di necrologie e accompagnava le necrologie con le storie delle persone, nello sforzo, devo dire immane e anche molto generoso, di sottrarre all'anonimato di numeri e di, come dire, di una collettività anonima dei volti delle persone. Anche perché, come abbiamo detto tante volte, nei paesi, soprattutto nei paesi della Valseriana, è scomparsa una generazione che portava con sé la memoria di questi paesi. Allora, questa insistenza sui nomi, sul dire i nomi, che è una delle modalità utilizzate nel racconto della Shoah, ma anche il giorno delle vittime della mafia, ma anche il giorno delle vittime del terrorismo, mi pare che insomma abbia qualche analogia. Lo stesso vale, lo vediamo adesso nell'immagine, per l'installazione che il giornale ha fatto fuori dalla sua sede per i mesi di marzo e di aprile. C'era un maxi schermo che mandava in continuazione le fotografie dei morti del Covid. Un'altra cosa che è successa durante il lockdown è che già in aprile i deputati bergamaschi hanno proposto l'istituzione di una giornata delle vittime per il Covid il 18 marzo, il giorno della partenza del primo convoglio di camion militari da Bergamo. Quell'immagine che è diventata iconica e che ha girato tutti i giornali del mondo. Di nuovo, le vittime al centro. Mi richiamo alcune delle cose che hai detto prima tu. C'è, come dire, un paradigma vittimario, quello che chiama, Giovanni De Luna chiama così nel libro che ha dedicato a questo tema, che mette al centro della memoria le vittime. Dopo il lockdown, durante tutta l'estate e ancora oggi, questo tema del raccontare le storie delle persone è continuato in molte delle cerimonie che sono state fatte nei paesi, soprattutto la Valseriana. La fotografia che vedete racconta, e anche qui è interessante il riferimento letterario, racconta Nembro, il paese più martoriato della Valseriana, raccontata da Gigi Riva, giornalista dell'Espresso, originario di Nembro, mio compagno di scuola, in un articolo che ha intitolato La Spoon River di Nembro, in cui ha raccontato le storie dei morti di Nembro. Questo articolo è poi diventato una performance rappresentata a Nembro e anche a Bergamo. Ma lo stesso è successo ad Alzano Lombardo, l'altro paese martire, chiamiamolo davvero, quello dell'ospedale, quello del 23 gennaio, del 23 febbraio, quando all'ospedale parte il primo. Ad Alzano invece un laboratorio organizzato dal professor Paolo Barcella, che insegna all'Università di Bergamo, storia contemporanea, ha lavorato sulle storie delle persone. E poi ancora, e ho finito e ti lascio la parola. Tutti ricordate la cerimonia del cimitero di Bergamo, quando Mattarella è venuto a rendere omaggio alle vittime del Covid. A Bergamo è stata scoperta una lapide che non porta i nomi, perché non è possibile dire i nomi di chi è morto di Covid a Bergamo. Porta una poesia di Ernesto Oliveiro ed è impossibile fare una lapide con i nomi. In questi giorni gira una proposta, non è ancora diventata realtà, ma si sta pensando a un bosco da piantare in uno dei parchi della città. E anche qui mi è richiamata una analogia con un simbolo, l'albero dei giusti. E infine, proprio in questi giorni, l'Eco di Bergamo ha pubblicato un libro, il libro dei defunti, che raccoglie tutte le storie che ha pubblicato nel corso del lockdown. E mi sono resa conto, mentre preparavo questo incontro, che in verità di libri come questi ne stanno uscendo moltissimi.
insomma, tornano inevitabilmente alcune delle modalità della memoria pubblica che noi abbiamo visto usare in altri contesti, e in questo contesto in qualche modo a me paiono un po' stravianti, ma forse non abbiamo altri strumenti. So che ti chiedo un qualcosa su cui ancora nessuno ha commento, però era interessante ragionarci un po' insieme. Ma sì, è difficile riflettere in profondità su questo, perché ovviamente siamo ancora purtroppo, anzi di nuovo, immersi in questo grossissimo problema. Quindi non si sa, che cosa succederà. Io ho dato un'occhiata velocemente un po' anche al materiale che mi hai mandato, ma io l'ho trovato di grandissimo interesse. Cioè, queste forme di elaborazione del lutto, di commemorazione e di ricordo, ad esempio Spoon River, no? Lo spettacolo con il racconto delle vite individuali, di, come dire, tracce, brevi tracce di vite di persone, ho trovato molto bello, devo dire. Non l'ho visto tutto, era molto lungo, però ho preso qua e là. Molto interessante, ma inevitabilmente dopo una tragedia di questo genere ci si concentra su chi non c'è più, su chi è morto, e provando a dargli un nome, a dare un'identità, no? Appunto, lasciare un segno, che è esattamente quello che è la modalità principe nel ricordo dei caduti della Shoah nello Stato di Israele. Cioè lo Yad Vashem, no, il museo, centro studi, eccetera, per la Shoah, è esattamente nato per dare un nome ai caduti della Shoah, a tutti coloro che sono morti, che è un'operazione impossibile, che non si riuscirà mai a dare nome a tutti. Però io non sono stato lo Yad Vashem, so, forse probabilmente qualcuno di chi ci sta seguendo l'ha visitato, ma forse anche te, Gabriella, ci sei stata. Sì. Mi dicono che c'è questa voce che in continuazione, no, pronuncia il nome di tutti i morti, e sì, pare sì. Che, no, e che sono, che ci mette 2 anni e mezzo per pronunciarli tutti. È così, nella cappella dei nel monumento dei bambini c'è una voce che recita tutti i nomi con la data di nascita e la data di morte, 1,5 milioni di nomi, ci mette 1 mese e mezzo, 24 ore al giorno. Sì. E all'interno c'è una candela che proiettata da un gioco di specchi si rifrange invece. Quando finisce il percorso di Yad Vashem si arriva nella cupola dei nomi, dove stanno montando, man mano che trovano, tutte le fotografie delle vittime. Sono due momenti di emozione fortissima. No, quindi è una, diciamo, una strada. Poi, fra l'altro, è la stessa, ma anche stavo pensando anche dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la prima forma di ricordo, in un contesto dove pure erano molto forti i partiti politici, appunto le forze organizzate, ma la prima forma di ricordo più diffusa veniva proprio dal basso, dalle comunità locali, dalle comunità di montagna, che andavano a trovare, no, il caduto partigiano e facevano una foto, una croce, no? Cioè il ricordo immediato di chi non c'è più mi sembra una cosa doverosa, e da quello che ho visto anche sono state trovate delle forme so come dire, consone, belle. Ora poi certo si può pensare a tante altre forme. Rispetto al discorso generale sul paradigma vittimario, certamente qui al centro ci stanno le vittime, ma in questo caso io non vedo, o almeno non vedo ancora, o è un mio limite, non vedo gli effetti distorsivi, negativi, ci potranno essere forse un domani, ma mi sembra una strada doverosa, una strada giusta. Poi non so se già ci sono, perché non conosco il contesto di Bergamo così, se ci sono già tentativi di strumentalizzazione politica, soprattutto, chiaro, come dicevo all'inizio del mio intervento, adesso la situazione è molto cambiata, anche quella, comunque quel senso di partecipazione
del paese, quindi immagino in generale l'Italia, ma anche Bergamo, ancor più immagino sarà stato così a Bergamo, coinvolta, no, in maniera così forte. Ebbene, quella situazione lì, abbiamo visto tutti, non c'è più. C'è una contrapposizione politica, un'attribuzione di responsabilità, Stato, regioni, parti politiche contrapposte, già episodi, no, di contestazione, in alcuni casi anche violenta. Cioè già si sta profilando una situazione che potrebbe preludere alla costruzione di narrazioni e quindi alla costruzione di memorie contrapposte fortemente politicizzate. Ancora non ci siamo, forse un obiettivo potrebbe essere già quello di preservare questo patrimonio memoriale che è stato fatto così bene, secondo me, a Bergamo, preservarlo da queste possibili strumentalizzazioni politiche che già si profilano. Questa, insomma, è una riflessione che mi viene così. È una riflessione solo all'inizio. Abbiamo ancora qualche minuto e devo dire che quando abbiamo con noi Focardi noi sfondiamo sempre, perché è un piacere ascoltarlo. Nel frattempo Stefano Capelli ha raccolto le domande dal pubblico e quindi le ha organizzate e vediamo, gli diamo la parola e ti chiediamo ancora qualche minuto di rispondere a questo domanda. Bene, c'è la parola Stefano. Parto subito collegandomi alla parte finale dell'intervento. Miris ricordo che quando è stata nell'allora Leningrado e San Pietroburgo aveva avuto modo di vedere il cimitero e vi era una campana che rintoccava ogni ora e con la sinfonia di Shostakovich riproposta in continuazione questo per il tema della memoria dei caduti. Invece tornando alle tematiche trattate nella prima parte dell'incontro, abbiamo una domanda di Narno sul fascismo come eredità gravosa, non elaborata o mal elaborata dalla memoria collettiva. E le chiede, professore, se lei avesse la bacchetta magica, come interverrebbe sulla memoria trasmessa nelle famiglie, nelle comunità discendenti dai fascisti sconfitti, che sono nostalgiche del fascismo per ragioni che potrebbero parere, dice, di buona fede, ad esempio carriera, benefici, privilegi, miglioramenti sociali avuti sotto il fascismo. Si chiede, è bene integrare il loro punto di vista in una memoria collettiva? E se sì, come? O è opportuno negar loro rilievo nel racconto pubblico del passato? Questa è la prima domanda di Narno. Questa è una bellissima domanda, molto, molto difficile. Innanzitutto non ho la bacchetta magica, forse bene non l'abbia io, non l'abbia nessuno, come la bacchetta magica. Allora, qui abbiamo una situazione che è caratterizzata da, evidentemente, no? Anche ci sono dei sondaggi in Italia, una parte considerevole del paese che è stata quantificata dai sondaggi in almeno un quarto del paese. 20-25% degli italiani che danno un giudizio positivo del fascismo e di Mussolini. Paragonati a sondaggi che invece riscontrano una percentuale al massimo dell'1-2% che danno un giudizio positivo sul nazismo e su Hitler, per fortuna, diciamo. Però ecco, ci confrontiamo con questo. Allora, noi siamo il paese che ha dato i natali al fascismo, che ha inventato, insomma, questo modello politico anche di esportazione, che è stato un modello per le destre radicali europee, compresa quella nazista, che ha avuto un ruolo nel scompaginamento dell'ordine di pace europeo negli anni 30, l'ordine creato a Versailles, che ha avuto un ruolo nella guerra, che ha avuto un ruolo nel trascinare questo paese nella seconda guerra mondiale e provocare così tanti lutti. Eppure abbiamo non tanto i nostalgici, no, che ci sono, Casa Pound, Forza Nuova e quant'altro, abbiamo uno settore dell'opinione pubblica consistente che dà un giudizio benevolo. Allora qui c'è, io non so come, vado un po' a ruota libera, la domanda era molto più bella rispetto alla risposta che sto dando io, però provo a mettere giù qualcosa, qualche riflessione. Ma innanzitutto io credo che non si è mai fatto i conti col fascismo fino in fondo, non lo abbiamo mai preso sul serio fino in fondo.
Secondo Emilio Gentile la colpa non è stata solo, diciamo, né dei nostalgici ovviamente, ma nemmeno di quegli italiani, e lui dice quegli italiani, anzi lo dice Luzzatto, quegli italiani che erano stati fascisti, cioè avevano appoggiato il fascismo senza essere magari, non essere squadristi, non essere violenti, no, l'avevano, le classi medie, piccola, media borghesia, avevano appoggiato il fascismo. L'avevano abbandonato già con la seconda guerra mondiale, quindi non erano più fascisti alla fine della guerra, però non volevano neanche vergognarsi di essere stati fascisti. In qualche modo, appunto, sono quelli che elaborano una visione edulcorata del fascismo, quella che è stata definita la memoria indulgente del fascismo, il regime all'acqua di rose, in cui i treni erano in orario, tutte cose che ci siamo detti. Quindi innanzitutto uno sforzo generale, questo sì, di considerare il fascismo senza demonizzazioni preconcette, però chiaramente siamo in una repubblica che è nata all'antifascismo, per cui io non demonizzo il fascismo, però credo che sono autorizzato ad essere abbastanza netto verso le posizioni esplicitamente nostalgiche. Quindi conoscere il fascismo come è stato, quello che è stato. Ora, dal punto di vista letterario, mi dicono che uno sforzo lo sta facendo Scurati da questo punto di vista. Io non l'ho ancora, ho letto alcune pagine del primo volume, ora è già uscito il secondo, quindi non mi addentro in questo perché è una di quelle letture, è uno dei libri che ho letto, però ho letto interviste, eccetera. Quindi c'è un tempo, forse questa esigenza, ad esempio, di una presa di una resa dei conti vera e propria approfondita l'ha sentita uno scrittore come Scurati e lo sta facendo con le, diciamo, con i suoi mezzi, con i suoi strumenti. Come storico, non avendo la bacchetta magica, ma magari auspicando cosa potrebbe essere, è una vera conoscenza del fascismo, appunto, senza demonizzazioni di ogni genere, senza pregiudizi né positivi né negativi, ma affrontiamo. E un po' quei due corni del problema di cui ho parlato all'inizio, no? Fare i conti con aspetti repressivi, liberticidi, eccetera, che sembrano scorparsi da una certa vulgata pubblica, e allo stesso tempo fare i conti anche con la dimensione delle politiche sociali, appunto le paludi bonificate, tutto quel complesso di politiche messe in atto dal fascismo come dittatura del welfare. In chiave comparativa, sempre più dobbiamo lavorare anche qui su una chiave comparativa europea, di storia transeuropea, di storia globale. Diciamo, forse già questo sarebbe un obiettivo. L'altra cosa, perché ora la domanda è particolarmente rilevante, e siccome ne parlo nel libro, mi piace aggiungere un minuto a una cosa. Noi ci siamo confrontati negli ultimi tre anni, soprattutto nel 2017, è stato l'anno un po' di questo tema, cioè quale tema? Il problema del ritorno del fascismo in Italia. Che era prima parlavamo anche di Paolo Berizzi, i reportage di Berizzi, siamo partiti da lì, anzi, no? Dal suo articolo il Lido di Punta Canna, lì vicino a Chioggia, con gli slogan fascisti, eccetera, e proprio quell'anno ha visto moltissime manifestazioni di rivalutazione del passato fascista da parte non solo di forze dichiaratamente nostalgiche, ed è tornato un dibattito nel paese sul presunto ritorno del fascismo. Gli storici, alcuni storici, alcuni di quelli che vi ho citato prima io, prendo il più importante di tutti, Emilio Gentile, quello che aveva denunciato la defascistizzazione retroattiva nel discorso pubblico, è intervenuto in maniera nettissima per dire: state sbagliando, coloro che parlano di ritorno al fascismo non capiscono niente. Il fascismo non sta tornando perché non c'è nessuna forza politica che usa la violenza contro le altre. Non si vuole parlare, nessuno ha il modello storico del fascismo non è il modello di riferimento delle forze politiche della destra italiana, nessuna forza. Fa questo discorso. Molti gli hanno dato ragione, io non gli do completamente ragione, se leggete la mia introduzione. Perché allora lì c'è un discorso che non riguarda solo le forme
storiche del fascismo, ma riguarda proprio la memoria. Il fascismo non si, ovviamente non si riproduce, non c'è una minaccia di un ritorno sicaz implicita del fascismo come negli anni 20, con quelle caratteristiche. Ma è possibile che un fenomeno così dirompente come è stato il fascismo italiano, a detta dello stesso Emilio Gentile, non lasci traccia nella storia del paese, soprattutto in un paese che appunto non ha fatto i conti fino in fondo col fascismo? Per cui, come dice ad esempio un altro storico molto bravo che si chiama Enzo Traverso, dice: noi non dobbiamo solo fare i conti con quello che storicamente il fascismo è stato, ma anche con l'uso pubblico della sua memoria. Cioè, se in Italia c'è un'idea, diciamo, edulcorata del fascismo, per cui tutto sommato non è stato così un gran male, e quindi un regime autoritario, tutto sommato, in certe condizioni può anche andare bene, e questo poi alla fine sotto traccia, questo è pericoloso. Quindi quella determinata memoria del fascismo può, diciamo così, inquinare la vita democratica oggi, anche se non c'è il pericolo di un ritorno di Mussolini col manganello, però c'è un pericolo di degenerazione autoritaria, diciamo, della politica italiana, il modello poi del, se volete, anche degli autoritarismi, di democrazie liberali cosiddette che ci sono in Polonia o in Ungheria. Ecco, il fatto che in Italia ci sia non ci sia stata una rielaborazione critica della memoria del fascismo aumenta i rischi di sviluppi futuri in senso autoritario. Questo forse sì. Questo, ecco, io poi cito anche uno studio di due politologi italiani, due giovani politologi italiani all'Università di Zurigo, che fanno una cosa molto ardita per uno storico. Quindi io li cito, ma per farvi capire. Cioè, loro hanno fatto uno studio su 8 paesi europei, legando in qualche modo i successi elettorali delle destre neopopuliste in Europa, c'è anche l'Italia, ma ci sono altri 7 paesi, al tipo di elaborazione del passato che si è affermata in quei paesi rispetto all'esperienza Seconda Guerra Mondiale e dei fascismi, per capirsi. E fra l'altro loro, questo è un po' come storico, questo studio qualche un po' mi fa alzare il sopracciglio da qua, diciamo così, questo link che stabiliscono fra la forma di rielaborazione del passato e i risultati elettorali, proprio prendendo le serie dei risultati elettorali delle destre europee dagli anni 70 ad oggi. Però è interessante il ragionamento, forse non è del tutto sbagliato. Tra l'altro, questo a noi ci dovrebbe far riflettere, perché loro, come sempre fanno i politologi, no? Elaborano, come dire, un sistema concettuale e mettono ai poli opposti proprio la Germania e l'Italia. Cioè, la Germania, col suo modello di rielaborazione critica del passato, basato sull'assunzione critica delle proprie responsabilità per il nazismo, è il modello di rielaborazione del passato che più di tutti gli altri ostacolerebbe, non impedirebbe, badate bene, ma ostacolerebbe lo sviluppo di forze di destra xenofoba, neopopulista, eccetera. Mentre l'Italia, con il suo modello di rielaborazione del passato, che è un modello che c'ha due... Ora non entriamo troppo, non so, che poi lì ci sono due elementi di questo modello italiano. L'uno è un po' il fatto che l'esaltazione della resistenza del tutto giustificata, però ha come effetto collaterale, diciamo così, una resa dei conti parziale con le colpe del fascismo, come dire, siamo stati bravi, abbiamo fatto la resistenza, e questo ci impedirebbe di guardarci veramente allo specchio. In più c'è l'altro elemento del modello italiano, è l'autovittimizzazione, no? Cioè, noi siamo vittime sempre, siamo stati vittime dei nazisti o vittime dei comunisti di Tito. Mai che riconosciamo le nostre colpe e il nostro ruolo dall'altra parte di perpetratore. Ebbene, in questo modello di politologi, ripeto, l'Italia insieme all'Austria
sta al polo opposto rispetto alla Germania, cioè noi avremmo, secondo loro, il modello di elaborazione del passato che più di tutti gli altri, noi e gli austriaci, favorirebbe l'affermazione politica di forze xenofobe, populiste di destra radicale. Però, se prendete il libro, ve lo andate a vedere, si trova anche su internet questo articolo, non mi ricordo, non mi chiedete, è un articolo in inglese, però è abbastanza interessante. Dicevo che quando... avevamo diverse domande da porre, ma niente, non ci stiamo più. Vi promettiamo però che le raccogliamo e che magari vediamo se troviamo il modo di ancora di chiedere al professor Focardi uno sforzo di qualche indicazione, magari per scritto, dei capitoli del libro che possono essere pertinenti alle sue domande. Lo ringraziamo di cuore, ci dispiace di qualche inceppo negli aspetti tecnici, ma direi che davvero lo ringraziamo moltissimo per questa conversazione a 360 gradi che ci ha portato avanti e indietro appunto nella storia. Speriamo di poter contare ancora sulla tua collaborazione e che la prossima volta sarà di presenza a Bergamo. Noi concludiamo il nostro primo incontro. Io vi ricordo che ci rivediamo venerdì prossimo alle 4 con il professor Stefano Musso dell'Università di Torino, che comincia il primo approfondimento sulla prima data. Non solo in ordine, le date sono state il calendario è stato costruito più sugli impegni dei professori. E la nostra prima data, però, una data interessantissima e importantissima in questo momento, il 1° maggio nella storia del lavoro. Grazie a tutti, grazie a veramente grazie a voi. Tutti quanti grazie. Voi, tantissimi. Grazie. Scusatemi per le interruzioni della linea, non era abitato. Ci mancherebbe. Grazie e a venerdì prossimo. Arrivederci, grazie a voi. Arrivederci. Grazie.